Ciao ragazzi e bentornati nel nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Non dimenticatevi quindi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Oggi vi raccontiamo la storia di un attore di Hollywood, candidato al Golden Globe, e conosciuto principalmente per i suoi ruoli nel film The Lone Ranger, di Social Network e Chiamami con il tuo nome. Stiamo parlando di Armie Hammer. Nel 2022 la sua fama di attore è stata tristemente eclissata da una notorietà molto meno gratificante, quella riguardante la sua vita privata, costellata di relazioni in cui la violenza era il nucleo fondamentale, facendolo passare da prodigio di Hollywood a presunto violentatore. Courtney Vucevic, nata a Dallas in Texas e fondatrice dell'app Flashed, che tratta contenuti di abbigliamento e beauty, una sera si trova in un locale con degli amici e nota Armie Hammer. Si presenta non come il classico personaggio famoso, ma piuttosto come un semplice ragazzo qualsiasi. Scambiano due chiacchiere e il giorno dopo lei riceve su Instagram una notifica che le segnala che Armie ha appena iniziato a seguire il suo profilo. Decide di seguirla a sua volta ed iniziano a parlare del più del meno. Da subito le sembra un tipo interessante e divertente. A marzo del 2022 esplode la pandemia del Covid e mentre tutto il mondo è fermo, anche la conversazione tra i due si interrompe fino al giugno dello stesso anno, dove lui le scrive un messaggio privato. La ragazza però è molto titubante. Armie è sposato e ha due figli e non vuole di certo mettersi in mezzo con il pericolo di rovinare una splendida famiglia. O perlomeno così è come appare dalle immagini su internet. Armie gli comunica però che si è separato dalla moglie Elizabeth da 2 anni e che ora vive a New York mentre lei a Los Angeles con i figli. Rassicurata da questa notizia, accetta di conversare con lui, arrivando a scambiarsi i numeri di cellulare e a chiamarsi e sentirsi tutti i giorni. Da subito Armie si apre molto con Courtney, raccontandole della sua famiglia e infanzia. Sentendosi anche lei a suo agio, gli racconta che è uscita da poco da una relazione tossica. Entrambi si confidano l'uno con l'altra anche su traumi molto intimi passati da bambini, e questo li unisce profondamente. Il corteggiamento dell'attore è molto profondo, la riempie di complimenti e attenzioni. Tutto sembra essere perfetto, come nelle fiabe quando si è piccoli. Non solo è un attore piuttosto famoso, è anche alto, con capelli biondo scuro, occhi azzurri. Insomma, il classico prototipo di principe azzurro. Armie è nata a Santa Monica, in California. Proviene da una famiglia ricca e famosa. E quando era ancora un bambino, si trasferì nelle isole Cayman, decisione presa dal padre. Tornarono a Los Angeles quando Armie frequentava la seconda media ed era decisa a trasformare il suo più grande sogno in realtà, ovvero fare l'attore. Incomincia la sua carriera nel 2009 con piccoli ruoli in serie televisive. L'anno successivo ricopre il doppio ruolo dei due gemelli Cameron e Tyler Winklevoss nel film di The Social Network, incentrato sulla nascita di Facebook, per il quale vince il premio come miglior attore non protagonista al Toronto Film Critics Award. I film successivi non sono molto di successo, ma con Chiamami con il tuo nome viene messo nuovamente sotto i proiettori di Hollywood. Luglio 2020. Per la festa del 4 luglio, Armie comunica a Courtney che vuole fare un viaggio da Miami a Los Angeles, attraversando il Texas. La ragazza invece sta pianificando di andare negli Hamptons con gli amici. Si arrabbia molto quando scopre che Courtney non sarà in Texas e che non può andare a trovarla. Arriva perfino a chiamarla 22 volte in una sola giornata. Le manda anche la foto del palazzo dove la ragazza vive a Dallas, scattata dall'interno della sua macchina. Il tutto è molto strano, dato che i due non si sono mai visti. Così lei lo incita ad andarsene, trovando la cosa molto inquietante. Quando torna da New York, trova un suo biglietto. Sopra c'era scritto: «Voglio riempirti di morsi». Per quanto assurdo, interpreta il messaggio come una ricerca di intimità e vicinanza, trovandolo un gesto più adulatorio che preoccupante. Mentre Courtney vola a Los Angeles per trovare un'amica, decide di fissare un appuntamento con Armie per potersi finalmente vedere e conoscere di persona. Entrambi sono molto nervosi ed emozionati. Non appena si vedono, si scambiano un lungo e appassionato bacio, come se due si conoscessero da sempre.
A bordo del pick-up di armi si recano nel deserto per trascorrere la giornata insieme. Per le 3 settimane successive si vedono ogni giorno, diventando a tutti gli effetti una coppia. Tutto sembra essere magico, ma ci sono dei momenti in cui Courtney sente che qualcosa non va. In un video fatto da lei all'interno di un negozio, Army la trascina in un reparto dove è sicuro di poter trovare delle corde, che però, per sollievo della ragazza, sono terminate. Una sera l'attore le chiede di vedere insieme uno dei suoi film preferiti, The Secretary. Il film parla di questa donna che diventa la segretaria di un uomo d'affari e che la educa ad essere molto remissiva e la costringe a fare qualsiasi cosa per lui, come camminare a 4 zampe e portargli fogli usando la bocca, proprio come una relazione tra padrone e cane. Courtney è a disagio durante la visione della pellicola, pensando che Army desidera avere al suo fianco una donna di questo tipo, ovvero una schiava. Al termine del film succede qualcosa che la ragazza non vuole raccontare, poiché si tratta di qualcosa di particolarmente umiliante e denigratoria. Tornata a Dallas, la ragazza crolla. Inizia a piangere, provando una grande ondata di ansia. Cerca però di non dare troppo peso a quanto accaduto, e i due si rivedono solo dopo una settimana. Il tempo passato insieme è un tempo di qualità, dove la fa sentire veramente amata. Quello che spaventa la ragazza è il tempo che passano lontani. Lei inizia a provare dei sentimenti nei suoi confronti, e anche se non hanno mai parlato di rendere la loro relazione esclusiva, lui le vieta di sentire o vedere altri uomini, mentre a lui invece è concesso di avere tutte le avventure che vuole. Quando su internet vengono rese pubbliche delle foto di Army assieme all'attrice Rumor Willis, Courtney rimane spiazzata e si sente tradita. Sicura di voler chiudere definitivamente con lui, a settembre si reca a Los Angeles, nella dépendance dove Army vive. Al momento della rottura entrambi sono devastati, ma lei è convinta della sua decisione. Il giorno dopo però lui si presenta in un locale dove Courtney ed una sua amica stavano pranzando e lei ci ricade immediatamente, trovandolo un gesto molto romantico. Quando tieni veramente a qualcuno, la tua mente è disposta a ignorare o a giustificare qualsiasi cosa. Tuttavia, continuano ad accadere fatti alquanto inquietanti. La morde molto forte, dicendole di sfoggiare i segni presenti su tutto il suo corpo con orgoglio. Una sera, diretti verso un hotel a Sedona, dopo aver mangiato e bevuto, in camera da letto la situazione si fa spaventosa. Dalla sua borsa, Army estrae delle corde e vuole condividere con lei questa fantasia ed esperienza che non ha mai vissuto con nessuno. Quando la ragazza si tira indietro perché non si sente a suo agio, lui si infuria, reazione scatenata anche dalla quantità di alcol assunta in precedenza. Dopo aver fatto partire una playlist con musica raccapricciante, la ragazza si ritrova con corde attorno al collo, polsi e caviglie. È un qualcosa che non le piace assolutamente, non la fa sentire al sicuro né amata. È completamente immobilizzata e chiude gli occhi finché non finisce tutto. Dopodiché Army va a dormire come se nulla fosse, lasciando Courtney ancora sotto shock. La ragazza inizia ad analizzare quanto accaduto a Sedona, ma Army si avvicina ancora di più a lei, al punto di volerla presentare a sua madre, passo molto importante all'interno di una relazione. Cerca di aggrapparsi ad ogni piccola cosa per dire a se stessa che va tutto bene, ma 2 giorni dopo l'incontro decide di lasciarlo nuovamente. Per lei l'esperienza di quella notte con le corde è stata talmente tanto traumatica da non poterla dimenticare e far finta di niente. Mentre la vita di Courtney era completamente totalizzata da questo rapporto, Amber non si faceva scrupoli a guardarsi intorno in cerca di altre possibili prede. Nello stesso periodo in cui aveva conosciuto Courtney, ad esempio, aveva rivolto le sue attenzioni anche ad un'altra ragazza, Julia Morrison, modella, artista e scrittrice, che vive tra New York e Los Angeles. Aveva notato che Armie Hammer la seguiva su Instagram, da poco prima del lockdown. Andando poi nella sezione della chat, trovò un suo vecchio messaggio che le aveva inviato nel 2017. Era un messaggio molto lungo, dove chiedeva informazioni su alcune foto che le avevano scattato. Quando gli risponde, dopo nemmeno un'ora, Army si fa subito vivo. Ritornando a parlare delle foto che la ragazza aveva scattato per un progetto sul tema di un amore tossico, Army le confida che la sua preferita
è quella dove un ragazzo la strangola. Dopo poche ore dall'inizio della conversazione, la invita a vedere un suo spettacolo teatrale a New York, ma a causa del lockdown tutto viene rimandato. I due continuano però a sentirsi sul social e le loro conversazioni si fanno sempre più spinte. Ho questa fantasia di qualcuno che mi dimostri amore e devozione facendosi legare in un luogo pubblico di notte e offrendo il suo corpo a tutti per vedere se con degli estranei per me. Inizialmente alla ragazza non sembra una situazione strana, visto anche il momento che stanno attraversando. Quando i messaggi diventano di natura sessuale, Armi non vuole più parlare di altro. Le parla della pratica Shibari, arte giapponese di legare una persona con le corde per avere un controllo totale, e le chiede se è disposta a farsi sottomettere da lui, diventando così il suo padrone e la figura dominante della relazione. Tutte queste conversazioni spinte sono andate avanti per circa 6 mesi. Giulia però, proprio come Courtney, si informa sulla sua situazione sentimentale, scoprendo che ha una famiglia. Candice Cronkite, residente a Washington DC, mamma e appassionata di blog e gossip, si imbatte in uno screenshot di un messaggio fatto dall'ex ragazza di Armie Hammer. Tutte queste foto pubblicate su internet provengono da un account anonimo chiamato House of Effie. Quando apre il messaggio, quello che legge la sconvolge. Non sai quante volte ho immaginato di domarti e sparti negli ultimi anni. Sei stata l'esperienza più intensa ed estrema che abbia mai provato. Ti sul pavimento e puntarti un coltello. Tutto il resto sembrava noioso. Quando piangevi ed urlavi mentre ero in piedi sopra di te, mi sono sentito un dio. Non ho mai provato così tanto potere ed intensità. Sappiamo che esistono fantasie perverse di cui non conosciamo neanche l'esistenza, ma l'idea che qualcuno si ecciti facendo violenza su un'altra persona e si senta potente nel farlo è una cosa veramente incomprensibile. Candice decide quindi di approfondire la cosa, postando video sul suo profilo Instagram, informando tutti di quanto sta accadendo ad Armie Hammer. Molte persone però non prendono la cosa seriamente, pensando che si tratti solamente di una bufala per mettere in cattiva luce l'attore, attirando su se stessi un po' di notorietà. Intanto a Dallas, Courtney riceve un messaggio da una pagina di gossip. Sapevano che lei e Armie avevano avuto una relazione e la informa di questi messaggi pubblicati sul profilo anonimo di Instagram, chiedendole di confermarne la veridicità. La ragazza, conoscendo molto bene la modalità di scrittura di Armie, non ha alcun dubbio, si tratta di lui. La mattina dopo, la vita della ragazza viene presa d'assalto dai media. Con la testimonianza di Courtney, vengono alla luce altri aspetti inquietanti non solo legati a pratiche sessuali di dubbia natura, ma anche al cannibalismo. In particolare, uno dei messaggi pubblicati ha sconvolto la gente. Sono un cannibale al 100%, voglio mangiarti. In passato ho sparato ad un cervo e gli ho mangiato il cuore ancora caldo, completamente crudo. Mangerò il tuo cuore se non significasse non averti più. È uscito fuori questo lato oscuro dell'attore di Hollywood che diventa sempre più sconvolgente, parole e immagini raccapriccianti. Alla gente importa solo della parola cannibale, facendo passare in secondo piano tutto il resto. Ormai è diventato l'intrattenimento del momento, con la pubblicazione di meme, post ironici e addirittura riferimenti all'interno di canzoni. Dopo che Courtney si è fatta avanti, altre donne hanno trovato il coraggio. Una di queste è Paige, influencer di professione che racconta la loro storia d'amore attraverso un video, non tralasciando neanche il più piccolo dettaglio. Hollywood è un'industria incentrata solamente sugli affari. Nessuno ha voglia di correre dei rischi e tutti i progetti lavorativi che l'attore aveva in corso vengono annullati e anche la sua agenzia lo scarica, lasciandolo senza un contratto cinematografico. La cosa più sconvolgente però è che tutti continuano a parlare solo di Armie Hammer, dimenticando completamente le vittime. Candice continua così a scandagliare la vita dell'attore, trovando un suo video durante un talk show, dove faceva vedere al conduttore e al pubblico come fare dei nodi particolari con le corde, oppure sul suo profilo Instagram, dove seguiva diverse pagine che parlavano della tecnica dello shibari e bondage giapponese,
o ancora un'intervista su Playboy, dove aveva dichiarato di essere un amante dominatore, a cui piaceva l'idea di prendere la sua donna e tirarla per i capelli, aggiungendo però che mai avrebbe fatto una cosa del genere a sua moglie perché la rispettava troppo. Sempre più messaggi, foto e materiali vengono alla luce mostrando il suo interesse nel mondo del BDSM, acronimo che sta per bondage, disciplina, sadismo e masochismo. Anche se si tratta di una pratica estrema, deve essere condotta seguendo delle regole ben specifiche, tra cui l'autorizzazione, fisica, mentale ed emotiva anche attraverso il linguaggio del corpo, la costante comunicazione e la ridefinizione dei limiti. Questo proprio per renderla più sicura possibile per tutti i partecipanti. Nel caso di armi però non si tratta di BDSM, ma di veri e propri abusi. La ragazza dietro al profilo di Instagram di Aso Veffi si fa avanti assumendo Gloria Allred, nota per sostenere i diritti delle donne. L'avvocato pubblica un video su YouTube raccontando la storia tra la sua assistita e l'attore, iniziata su Facebook e avvenuta dal 2016 al 2020. Con la dichiarazione Effie ha sganciato una bomba. La ragazza racconta che la relazione si era sviluppata velocemente, con i sentimenti di entrambi che si sono intensificati in breve tempo. Metteva spesso alla prova la sua devozione verso di lui, fino a superare e sopprimere i suoi limiti, diventando sempre più violento. Ha abusato di lei mentalmente, emotivamente e sessualmente. Dichiara che il 24 aprile del 2017 Armie Hammer ha abusato di lei per più di 4 ore, mentre si trovavano a Los Angeles. Durante la violenza le ha ripetutamente sbattuto la testa contro il muro, provocandole diversi lividi sul viso. Ha cercato di scappare, ma lui non gliel'ha permesso. Quindi la polizia di Los Angeles avvia un'indagine, confermando l'attore come indiziato in un presunto caso di stupro. Armie viene rappresentato durante questa battaglia legale da Andrew Blatter, che è noto per aver difeso vari personaggi famosi accusati di abusi o cattiva condotta sessuale, come Bill Cosby e Chris Knott, il famoso Big di Sex and the City. La sua sembra fin da subito una mossa molto strategica, anche se quello studio legale viene etichettato come rappresentante dei cattivi di Hollywood. Molte notizie continuano a trapelare, non solo su Armie Hammer, ma su tutta la sua famiglia, in particolare nei confronti degli uomini Hammer. La sua famiglia è un'istituzione e il suo bisnonno era un magnate del petrolio. Esistono diversi libri e testi che raccontano della pazzia degli Hammer, pubblicati da Casey Hammer, ovvero la zia di Armie. Affronteremo però più nel dettaglio tutta la storia della famiglia Hammer nel prossimo episodio. Rimanete quindi sintonizzati per l'uscita del video, attivando la campanellina e iscrivendovi al canale, dove potete trovare molti altri contenuti interessanti. Vi ringraziamo come sempre per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.